Allora, parte la diretta. Allora, adesso siamo in diretta da Piazza Montecitorio. Vedete, qui sono tutti i ragazzi di Italexit, alcuni, perché poi siamo, eravamo in tanti. Allora, ora voi sicuramente in televisione vedrete soltanto le immagini di uno scontro che c'è stato con le forze dell'ordine. C'è stato questo scontro? Sì. Uno scontro sbagliato? Sì, perché Italexit non si metterà mai contro le forze dell'ordine. Sono la classe operaia di questo paese e chi pensa di portare lo scontro con le forze dell'ordine ha proprio sbagliato tutto. Ma questa non era una piazza e non è una piazza violenta. Qui dentro c'erano tutti ristoratori, commercianti, parrucchieri, palestre, partite IVA. C'era un mondo vero, fatto di problemi veri, che ovviamente il palazzo non vede e continua a non vedere. Noi questo palazzo, la sordità di questo palazzo ve l'abbiamo raccontata mille volte, e la verità di questa piazza, idem, è un anno che ve la raccontiamo e vi diciamo una cosa seria, cioè vi diciamo, guardate che prima o poi questo paese si gira perché non può sopportare a lungo le balle che racconta il governo. Quali sono le balle? È un anno che gli dicevano i vari presidenti del Consiglio con le loro dirette, i loro ministri dell'economia, nessuno rimarrà indietro, ci saranno soldi per tutti, non un lavoratore rimarrà a casa. Vi ricordate? Per un anno gli hanno raccontato questo, per un anno gli hanno detto che ci sarebbero stati i ristori, per un anno gli dicevano che le banche sarebbero state alleate in un momento di difficoltà. Per un anno gli dicevano che prima o poi avrebbero aperto, bastava un po' di sacrificio. Era un anno che gli dicevano che, oh, ma proprio adesso fate Italexit, ora che l'Europa è dalla vostra parte, ora che l'Europa dà i soldi. Bene, tutta questa gente a un certo punto, dopo un anno di presa per i fondelli, ha detto basta, perché non possiamo morire dietro alle vostre balle, perché molti di questi imprenditori, sapete cosa hanno fatto? Hanno investito di tasca propria. Hanno preso, hanno attinto dei loro risparmi, dei loro conti correnti per far fronte a casse integrazioni che nessuno pagava, se le pagavano i datori di lavoro. Molti lavoratori sono rimasti silenti nella speranza che si ripartisse. Okay. A molti gli hanno anche detto investite nei separati in plexiglass, che così potete riaprire, e loro hanno fatto quello. E poi gli dicevano tanto ci sarà una defiscalizzazione di questo materiale che comprerete, e questi, per mettere in sicurezza i locali, hanno investito. Ora, tutto un tratto, capite bene che la gente si incazza. Questa era una piazza piena di persone per bene, di persone che si sono stancate di sentirsi prendere in giro dalla politica. Ovviamente un bel po' di tempo fa, quella che oggi è la principale forza di maggioranza, la principale forza parlamentare, qui entrava in questa piazza, ci metteva la faccia. Oggi non si è visto nessuno, nessuno di quelli potrebbe oggi mettere piede in piazza. Io l'ho fatto tranquillamente, sono stato tutta la manifestazione, qualcuno mi ha detto, anche nei momenti più delicati, più intensi, anche più accesi, mi ha detto, ma tu Baragone non hai la scorta, che scorta dovremmo avere? Quale dovrebbe essere la nostra scorta? Se hai paura di metterti in piazza e di stare in mezzo alla gente, vuol dire che hai la coda di paglia, oppure non hai più la faccia pulita. Allora, la rivolta che è nata è la rivolta di gente che a questo punto vuole tornare a lavorare. Non è quella cosa che vi racconteranno. Ora, prendete il comparto della ristorazione. Ovviamente avete sentito per tanti mesi la balla, ma tanto cosa volete? Gli danno la possibilità di fare asporto, di take away. Cosa vuol dire asporto, take away? Vuol dire che loro devono pagare degli abbonamenti a queste multinazionali, Deliveroo, Uber, Glovo, come cazzo si chiama? Ok, Just Eat. Sapete qual è la cosa peggiore? La cosa peggiore è che queste piattaforme stanno registrando i gusti dominanti, cioè stanno dicendo dove sta andando il mercato, su che tipo di ristorazione, e quindi si stanno vendendo i dati di questi flussi, di questo gradimento di mercato, li stanno vendendo ai più forti, quindi distruggono la ristorazione vera. Distruggono la ristorazione vera e stanno regalando, o meglio, stanno vendendo ai più forti i dati di dove sta andando il mondo della ristorazione. Peggio.
alcune di loro stanno anche facendo un'altra operazione, quella di approfittare della crisi dei ristoratori per comprare i loro negozi, i loro locali, che sono ormai già tutti attrezzati, e fare un altro mercato. È un mercato che si sta muovendo sulle macerie che questi in un anno hanno creato. Quindi questa è la verità che avrebbero dovuto raccontare, ma siccome ovviamente non possono raccontarla bene, i media tradizionali non possono raccontare bene questa verità, questa cosa per esempio che vendono i dati dei gradimenti della ristorazione, non ve la possono raccontare, perché se accendete la televisione trovate un sacco di pubblicità di queste piattaforme, da Amazon a Uber a compagnia cantante. Ecco perché non potranno fare una vera informazione, ecco perché quindi la manifestazione di oggi per tutti sarà la manifestazione di questa gente cattiva, di questi tremendi ristoratori, addirittura ristoratori neri come nero è lui ha la felpa nera di Talexi, quindi insomma, è colpa tua, capito? Allora, parrucchiere, cioè, esatto. Quindi noi oggi siamo qua e ho voluto fare questa diretta ormai al termine della manifestazione, perché era giusto che vi raccontassi come realmente stavano le cose, e le cose non staranno come ve le racconteranno stasera nei telegiornali e come domani leggerete sui giornali. Non sarà così. Io stasera sarò a TG2 Post e racconterò quello che ho visto realmente e racconterò quello che ho detto a voi. Non mi faranno parlare e farò di tutto per farmi ascoltare. Intanto questa io vi ringrazio perché siete in tanti, siete collegati, ci sono quasi 10.000 persone collegate adesso, quindi un applauso va a questa piazza, un applauso ad una piazza di gente per bene, Una piazza che per la prima volta vede persone che sono arrivate da tutta Italia. Ah, ultimo fatto, sempre che riguarda l'agroalimentare. Da adesso in avanti sentirete sempre più spesso parlare del Nutri-Score, che è un altro modo con cui le multinazionali entreranno nel mercato dell'agroalimentare per fottere l'agroalimentare italiano, che è fatto di tipicità. Per rompere le nostre eccellenze. Questo noi non glielo consentiremo. Faremo tutte le battaglie possibili e immaginabili. Ah, e faremo ovviamente, prenderemo tutte le informazioni anche su alcuni strani appalti che stanno nascendo, questi strani centri, prenderemo tutte le informazioni in modo da fare un'altra bella interrogazione parlamentare, l'ennesima a cui non daranno ovviamente risposta. Ciao a tutti. Grande Gianluigi! Una cosa, quando hanno aperto i ristoranti ci si è andato a scena.